C'era attesa a Brindisi per la presentazione dello studio elaborato dal Censis per conto di Confindustria in merito al deposito di GNL che Edison vuole realizzare sulle banchine di Costa Morena, nel porto esterno della città. Ieri mattina il direttore generale del Censis, Massimiliano Valeri, e il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Lippolis, hanno illustrato i risultati della ricerca ai consiglieri comunali, alla presenza anche di una rappresentanza di Edison. E non sono mancate richieste di chiarimenti. Nel pomeriggio, invece, la ricerca è stata presentata ai rappresentanti di associazioni di categoria, sindacati, ordini professionali e giornalisti, il tutto nell'ambito del programma del Salone Nautico di Puglia. In sostanza, nella fase di costruzione dell'impianto, che avrà una durata di circa 30 mesi, saranno impiegati mediamente 120 lavoratori, con picchi fino a 200 unità. Nella fase a regime, invece, saranno impiegate 31 unità a tempo pieno, oltre al personale indiretto e quello relativo all'indotto. Il 40% circa dell'investimento, pari a 55 milioni di euro, avrà dei riverberi a livello locale, con un effetto moltiplicatore pari al 3,1. Tra i ritorni positivi, secondo il Censis, c'è un valore strategico per il porto, in quanto consentirà allo stesso porto di Brindisi di non essere escluso dalle rotte di navigazione delle navi da crociera alimentate a GNL. Ma sì, questo studio che noi abbiamo realizzato su commissione della Confindustria di Brindisi valuta esattamente gli impatti economici ed occupazionali che si avrebbero sul territorio di Brindisi dalla realizzazione del deposito di GNL nel porto e sia nella fase di cantiere sia nella fase in cui l'infrastruttura andrà in esercizio. Impatti diretti, indiretti e nell'indotto. E sicuramente sono risultati importanti, soprattutto per due ambiti. Da una parte quello della logistica, il trasporto cioè di veicoli pesanti con la costruzione di una rete di stazioni di servizio GNL secondo le indicazioni peraltro della Commissione europea, perché il GNL ha un più basso impatto sull'ambiente, in particolare in termini di emissioni di CO2, e l'altro comparto che ne gioverà è quello dell'attività marittima, in particolare dell'attività crocieristica, le navi da crociera. È arrivato il momento di tirar fuori anche i numeri, quelli dell'impatto econometrico, l'impatto economico, l'impatto sociale, l'impatto occupazionale, l'impatto ambientale di questo deposito di GNL, che è un deposito di GNL per Brindisi, per il territorio di Brindisi, per le aziende di Brindisi e per quello che può essere il mercato sia turistico sia non turistico all'interno del porto, per aumentare la vocazione polifunzionale di questo porto, che è già un grande porto naturale ma che noi vorremmo infrastrutturarlo ancora bene e meglio, sia con le opere che l'autorità portuale ha già messo in campo, come la vasca di Colmata, banchinamento a Capobianco, Bontila Bricole e a Costi Santa Polinare, e quindi anche un deposito GNL che potrebbe attrarre tante navi, sia crociere, sia traghetti, sia navi naturalmente merci e sia tante flotte su gomma.